Amen. Vogliamo leggere Romani 1, un solo verso, il verso numero 16, Epistola Paolina, Romani 1, 16. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Amen. Fino a qui la parola di Dio. È un verso molto conosciuto, è un verso che l'Apostolo Paolo mette lì non a caso, c'è un perché per il quale l'Apostolo Paolo si rivolge ai Romani in questa maniera. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, esordisce in questa maniera. Perché l'Apostolo dovette asserire una cosa del genere? Perché qualcuno poteva vergognarsi dell'Evangelo di Gesù Cristo in quell'epoca, egli era un uomo perseguitato, è stato un uomo perseguitato, molto perseguitato, a tal punto che è stato incarcerato per molti anni e alla fine racconta, diciamo, la tradizione, ecco, racconta la tradizione che qui a Roma è stato decapitato. Non abbiamo prove storiche al riguardo, ma abbiamo solamente la tradizione che racconta di questo fatto qui. Era un uomo che aveva lasciato tutto quanto per la causa di Cristo e, divenuto cristiano, aveva abbandonato ulteriormente tutto quanto perché egli era un uomo molto sapiente, era un uomo molto dotto, che aveva una vastissima conoscenza, eppure egli scrive in una delle sue epistole: io reputo la sapienza di questo mondo spazzatura. Era un uomo che era visto, come scriverà più avanti, come l'immondizia di questo mondo, le cose che non sono, è un uomo sofferente, un uomo che se lo vedevi dici poverino, io parlo da un punto di vista prettamente materiale, pagano, poverino, guarda come si è ridotto, ma che cosa sta dicendo questo? Specialmente lì in Roma, ovvero qui in Roma, perché siamo a Roma, qui a Roma che era la, diciamo, era la capitale dell'impero romano, dove confluivano tutti i dotti e i grandi di tutta la terra, dalla Grecia, da tutto l'impero romano, diciamo, dalle grandi città, in particolare anche Alessandria c'era allora, che poi ci fu il famoso incendio della biblioteca, che si perse un grande patrimonio dell'umanità. Insomma, tutti confluivano a Roma e quindi c'era una grande saggezza, una grande sapienza. Lui in questo misero stato presentava un messaggio semplice che apparentemente era un messaggio per il quale qualcuno, qualche cristiano, si poteva vergognare. Infatti lo stesso ammonimento lo troviamo in Timoteo, in seconda Timoteo. Quando l'Apostolo Paolo incoraggia Timoteo e dice: ravviva il dono che è in te, non lo trascurare il dono che è in te, no? Non ti nascondere, non ti, come dire, non ti vergognare anche, no? E questo è, diciamo, è la rappresentazione fondamentale di questa frase qui. Ma come sappiamo, tutti quanti, spesso le frasi nel Evangelo, nella parola di Dio, vanno ben oltre al significato, diciamo, fondamentale, e si possono trovare altri insegnamenti, come in questo caso, che si può trovare un altro insegnamento che è molto simile, ma non proprio prettamente si addice alle cose che abbiamo appena descritte. Benedetto è il nome del Signore, perché si può dire che la storia continua, ma in maniera diversa. Anche oggi sto notando
molti si vergognano dell'Evangelo di Gesù Cristo. E mi riferisco ai predicatori e alla Chiesa e ai pastori. Molti di questi si vergognano di questo Evangelo, del fondamento di questo Evangelo, della semplicità di questo Evangelo, perché il mondo sta cambiando, il mondo si sta evolvendo e io non mi posso presentare con un Evangelo così semplice. Il mondo qui, siamo arrivati sulla Luna, ci sono scienziati, ci sono sapienti, ci sono filosofi e io devo presentare un qualcosa all'avanguardia, un qualcosa, come dire, per il prurito di udire. Ma se parliamo di sapienza, io penso che oggi, confronto a ieri, siamo anche un po' ignorantini. E questo non lo dico io, lo dice la storia, perché è strarisaputo che quello che hanno fatto ieri, a cominciare dalle piramidi, che non sanno neanche come hanno fatto a farle. Ancora oggi gli studiosi dicono: ma come hanno fatto a fare le piramidi? Non mi ricordo se sono sette i calcoli matematici, che ancora oggi i più grandi matematici al mondo sono anni che stanno gareggiando a vedere chi è che riesce a fare questo calcolo, pensate. Sono stati fatti, questa è storia, dei calcoli astronomici per quanto riguarda la mappatura del cielo, perfetti, che oggi sono stati controllati con dei microscopi, scusate, con dei telescopi all'avanguardia di ultima generazione, sono perfetti, come hanno fatto. Wow, che sapienza! Quindi se parliamo di sapienza tra oggi e ieri, penso che molto abbiamo da attingere. Anche sulla teologia stessa c'è nei dibattiti, nella diatriba, diciamo, nell'epoca della Riforma. Noi attingemmo tutti quanti all'epoca patristica che va dal 100 al 451 per dire quanta sapienza c'era allora. Eppure oggi ancora c'è la stessa storia, lo stesso problema, molti si vergognano di portare l'Evangelo, come dire, scusate il termine, crudo, nudo, come è. Perché sai, il mondo sta cambiando, bisogna essere all'avanguardia. E allora si preoccupano, c'è un perché si preoccupano, poi ci arriviamo perché si preoccupano, c'è questo perché, e allora dicono che il mondo sta cambiando, ed effettivamente io asserisco che il mondo sta cambiando, e asserisco anche, confermo anche, e dico che sia anche giusto che la Chiesa, inteso come l'unità che sta dentro la Chiesa, in una qual forma, vuoi o non vuoi, cambia pure lei, e mi spiego in che senso. È chiaro che 500 anni fa non si parlava l'italiano di oggi, si parlava un altro italiano. Se io leggo la vecchia Diodati, e siam Dio domani il tremoto della vita, che hai detto? Anche domani il terremoto della vita. No. Quindi il linguaggio cambia, ma non per questo io, come cristiano, mi devo mettere a imprecare, a sbraidare, a dire parolacce, a insultare, perché il linguaggio cambia, ma rimane la santità. 100 anni fa, non bisogna andare indietro di 500 anni, l'abbigliamento era diverso, sia per le donne che per gli uomini, e oggi l'abbigliamento nella Chiesa è completamente cambiato e di conseguenza anche la Chiesa si cambia abbigliamento, perché se io mi metto dei pantaloni come se li mettevano una volta fino alle ginocchia con delle calze bianche che mi arrivano fino a sotto il ginocchio, tutte strette con delle pantofoline a punta, mi dicono ai ai ai. Insomma, voglio dire, l'abbigliamento cambia e quindi io adeguo il mio abbigliamento, ma rimane il fatto che la santità rimane. Fratello e sorella, non sono io il pastore, ci sono chiese che lo fanno, fanno bene io, non sono io che ti dico come ti devi vestire, tu sai come ti devi vestire, e come se lo sai, soprattutto ti devi vestire.
tanto per cominciare. Questa è la cosa importantissima che alcuni trascurano, invece è di vitale importanza. Bisogna vestirsi. E poi come ti devi vestire, tu lo sai, non te lo deve dire l'anziano, il pastore, il predicatore. Eh? No, io non lo so, e allora hai un serio problema se non sai come ti devi vestire. Se non hai capito ancora, allora non è questo il messaggio per te. Il messaggio per te è un altro. Accetta il Signore Gesù e sarai salvato. Ma a coloro che hanno accettato il Signore Gesù come personale salvatore, questo è il messaggio che fa per loro in questa sera. E poi ci sono tanti fattori che cambiano, ma ne esamineremo tre. Un altro, già ne abbiamo parlato, è anche la musica. La musica è un linguaggio, la musica cambia. Se io mi metto a suonare in chiesa la musica del barocco, e la gente mi si addormenterà, forse ci sarà qualcuno che esulterà e dirà ah, finalmente, no? Ma la maggior parte delle persone non gli piacerà, e nulla di male adeguare la musica all'epoca moderna, ma la musica deve avere un linguaggio, quella del Signore, sia quella cantata che quella non cantata, perché ci sono musiche che si fanno senza essere cantate, quelle cantate sappiamo che devono essere inerenti alla parola di Dio, ovvero comunque comunicare le cose celesti sulla sana dottrina. E la musica, anche senza parole, è un linguaggio molto forte, che Satana conosce molto bene. Ora noi, chi ha fatto, che poi non serve fare questi corsi, però comunque meglio se hai fatto qualche corso di comunicazione, ti hanno fatto fare degli esercizi, ti hanno fatto fare dei giochetti, per farti capire quanto gli occhi e anche il corpo comunica di più delle parole. Cioè tu puoi mancare di rispetto a una persona con il corpo. Ah, a voglia. Lo puoi fare, sappiamo tutti come. Siamo bravi in queste cose. Non serve parlare per mancar di rispetto. Non serve parlare per insultare qualcuno. Gli occhi. Gli occhi sono, come dire, lo specchio del cuore o lo specchio dell'anima. E tutte queste cose qui comunicano. Ora, la musica, fino a prova contraria, comunica. Altro se comunica, trasmette. Tant'è che gli scienziati fanno tante prove con la musica, tra cui io ne conosco una sola, che riescono con la musica a uccidere una pianta, facendogli ascoltare un determinato tipo di musica, e la fanno rinvigorire cambiando tipo di musica. Quindi la musica trasmette. Ora, per sapere noi credenti qual musica è da Dio o si può utilizzare per Dio, dobbiamo tenere in mente alcune fondamenta. Infatti non ho la minima intenzione di apostrofare, elencare i tipi di musica, perché il credente deve sapere, se sei nato di nuovo, tu devi sapere da te, senza che nessuno te lo dica qual è la musica che è da Dio e che non è da Dio. Questo vale per tutto, questo si può applicare anche ad altre cose, anche alle persone. La musica deve trasmettere amore, deve trasmettere pace, deve trasmettere allegrezza, deve trasmettere anche razionalità. Se una musica ti fa perdere l'equilibrio, che ti porta a fare troppo l'esuberante e perdi l'autocontrollo, Dio è autocontrollo, scritto nella parola di Dio. Ecco come si riconosce una musica: non è se è veloce o se è lenta. Una musica può essere la musica più veloce del mondo ed essere una musica da Dio. Non è la velocità, ma è il messaggio che la musica dà. Ora i tempi cambiano e il mondo sta cambiando, e queste cose che cambiano anche i credenti cambiano, ma devono rimanere fermi sul fondamento della parola di Dio. Fai quello che vuoi purché tu sia santo, fai quello che vuoi purché tu sia in pace, fai quello che vuoi purché tu sia pace, gioia, serenità, procacciate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Dio. Fratelli miei, il mondo cambia, anche la Chiesa cambia,
Ma attenzione a come cambiamo, perché nel cambiare io non devo andare contro la parola di Dio. Ora, alcuni però abbiamo detto che si vergognano di questo Evangelo di Gesù Cristo e si vergognano perché per tanti motivi. Il Vangelo di Gesù Cristo è questo. Inizia così. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Alcuni pensano che se predicano questo messaggio, non riempiranno il locale. Il locale non si riempirà. E allora devono cambiare, secondo loro, messaggio. Lo devono accomodare, lo devono rendere diverso questo messaggio. Ma facendo così, tu riempirai il locale, ma non riempirai il paradiso. E quello che noi dobbiamo riempire non è il locale, è il paradiso. Altrimenti se tu riempi un locale avrai una massa di persone battere le mani e magari dire gloria a Dio che andranno all'inferno. Ma come fa ad andare all'inferno uno che dice gloria a Dio? Lo ha detto Cristo in Matteo 7,21. Non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio, esso avrà la vita eterna. Questo è molto importante, fratelli miei, che tutti noi lo teniamo sempre ben presente, che non ci facciamo trascinare da queste purtroppo realtà. E c'è un verso molto importante che stasera vorrei commentare, che è un verso molto noto, si trova in Matteo 16, Matteo 16, 18. È un verso che ha fatto scuola, ha fatto discutere, ha creato divisioni tra le varie denominazioni e viene anche manipolato in maniera errata da alcuni, ma noi questa sera lo vogliamo commentare con l'aiuto dello Spirito Santo. E qui è Gesù che si rivolge a Pietro, e non solo a Pietro, a tutti quanti gli apostoli, e non solo, anche a noi. Poi vedremo perché. E dice il Signore, io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere, io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Benedetto è il nome dello Spirito Santo. Abbiamo qui una immagine figurativa, come spesso troviamo nella parola di Dio, e abbiamo qui le chiavi del regno dei cieli. Ora, domanda, ma il regno dei cieli può avere delle chiavi? No, è chiaro che è un'allusione, è un'allegoria, no? È una rappresentazione grafica, illusoria, è una similitudine. E qui si riferisce alle chiavi. Perché intende il Signore di entrare in un posto o impedire l'entrata in un posto. Quindi cos'è che ci fa entrare nel regno dei cieli? È la predicazione della parola di Dio, la quale se viene accettata per fede, ci dà l'accesso al cielo. Quindi queste chiavi sono la predicazione. Quindi gli apostoli stanno per avere queste chiavi della predicazione, Benedetto sei, e a un certo punto lui gli dice, puoi chiudere, legare o sciogliere. O sciogliere o legare, Benedetto sei. E in allusione israelitica, era il costume israelitico, diceva praticamente che colui che riceveva il dottorato in legge, quindi nella legge di Mosè,
l'israelita che riceveva il dottorato, gli veniva data, alcuni vedono questa allusione, gli veniva data la chiave della cassetta, c'era una cassetta dove c'era la legge, la Torah. Ora, questa Torah non era come il libro di oggi, era un rotolone con tutti i libri e questo rotolone era legato. Ora, qui alcuni vedono questa allusione, in pratica vedono questo dottor della legge che, avendo questa chiave in mano, poteva entrare, aprire questa cassetta, sciogliere il rotolone, poterlo leggere per poi rilegarlo e poterlo rimettere dentro. Inoltre, in linguaggio ebraico, sciogliere e legare significa rendere legale un qualche cosa o rendere illegale un qualche cosa, e questa sembra un'autorità che avevano solamente gli apostoli, ovvero di rendere legale, di permettere qualche cosa. Infatti ci sono alcune cose che oggi noi pratichiamo, ma che gli apostoli impedirono a loro. Infatti, quando ci fu il fatto della circoncisione, che l'apostolo Paolo fece circoncidere, ora non ricordo a chi, disse: va bene, circonciditi, ma non doveva essere circonciso. Un altro fatto, quando gli apostoli dicono: va bene, che non mangino sangue, ma che si astengano della fornicazione. Quindi il mangiare sangue o non mangiarlo, no, a parte che ti fa male non lo mangiare, ma è per questo, ma oggi possiamo mangiare tutti, alcuni ancora oggi pensano che mangiare sangue sia peccato e fanno bene a non mangiarlo, perché se per te una cosa è peccato non la fare, fratello mio, no? Ma il Signore tutte queste cose le ha rese pure, benedetto il nome del Signore. Quindi c'è questa autorità che loro avevano. Ma comunque sia, loro non erano legislatori ma giudici, ovvero il legislatore è solo Cristo, mentre invece il giudice deve dichiarare ciò che la legislazione dice, se è giusto o sbagliato. Ora, avevano anche un'altra chiave, questi apostoli, tu avrai le chiavi, ed era la chiave della disciplina, che ancora oggi hanno i ministri di Dio, gli anziani del Signore. Abbiamo l'esempio di Simon Mago, di Anania e di Zaffira. A un certo punto loro avevano il potere di chiudere la porta a certi credenti e di aprirla ad altri credenti. Infatti abbiamo il caso di Simon Mago, che a un certo punto lui va da loro perché voleva ricevere il dono di imporre le mani agli altri e fargli ricevere lo Spirito Santo. E praticamente che fa l'Apostolo Pietro? Lo butta in dannazione. Lo butta proprio in dannazione. Vattene via in dannazione. Ancora credo fosse l'Apostolo Pietro, davanti a Anania e Zaffira, li fa morire. Incredibile quello che fa. Avevano queste chiavi particolari, questi santi apostoli, che ancora oggi hanno i ministri di Dio, perché la chiave è la predicazione, e chiudere si chiude quando qualcuno nella Chiesa fa delle bestemmie vere e proprie contro lo Spirito Santo, allora sì, è diciamo costretti a intervenire per salvaguardare tutta quanta la Chiesa. Queste sono delle chiavi che avevano. Ora, questo è il fondamento, diciamo, detto in maniera molto sommaria, perché qui c'è molto da parlare, ma andiamo a un altro, diciamo, un altro ragionamento, che questo è prettamente personale. È una considerazione che io faccio, poiché, come spesso dico, un verso può estrapolare molti significati, e io qui ci vedo un altro significato che, ripeto, è prettamente personale, che può essere anche non condiviso, ma che comunque, o condiviso, non va a intaccare il fondamento evangelico, non vado contro la parola di Dio. Quindi puoi anche non essere d'accordo o essere d'accordo. E quello che io ci trovo qui
in questa chiave che tu hai è praticamente la chiave che hanno anche tutti coloro che predicano l'Evangelo, quindi la Chiesa, no? Ha questa chiave. Tu con questa chiave, quando tu predichi a qualcuno, che cosa stai facendo? Gli stai aprendo il regno di Dio. Gli stai dicendo Gesù è la vita, se tu non ti ravvedi andrai all'inferno, guarda che dopo questa vita ce n'è un'altra, tu gli stai aprendo il regno di Dio, gloria a Dio, è una chiave. Ora però noi abbiamo il potere e questo potere diciamo che ci viene lasciato, come dire, per libero arbitrio, di chiudere. Questo accesso al cielo, di chiudere con questa chiave, come? Predicando un Vangelo diverso. Eh sì, io posso chiuderti la via al cielo, te la posso sbarrare. E abbiamo l'esempio dei Galati, quando in Galati 1, e lo vogliamo leggere, Galati 1, benedetto il nome del Signore, santo è Cristo, l'Apostolo Paolo in Galati 1, li rimprovera. Wow, dice l'Apostolo Paolo, io mi meraviglio che così presto passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale poi non ve n'è un altro, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Gesù Cristo. Amen. Questi praticamente avevano ricevuto un Vangelo da questi sovvertitori e praticamente questi sovvertitori avevano sbarrato, avevano chiuso l'accesso al cielo. Pensate, io ci vedo anche quest'altra figura in queste frasi proprio di Cristo. Domanda. Perché alcuni o molti predicano un Vangelo diverso? Perché? Ci sono tanti, tanti motivi. Uno di questi è il vil guadagno per soldi. Prima Pietro 5,2 ci ricorda, lo voglio leggere, Prima Pietro 5,2. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente, secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo. In seconda Timoteo, capitolo, in prima Timoteo, capitolo 6, 5, dice praticamente qualcosa di molto analogo. Prima Timoteo 6, 5. La seconda metà del verso, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. E quindi per guadagnare queste persone praticamente vendono, barattano l'Evangelo, che poi stanno barattando la loro propria eternità con un po' di soldi. E un altro perché di questi uomini è perché vogliono, come dire, vogliono riempire le loro chiese, vogliono adeguarlo al costume del mondo attuale e il fatto che loro vogliono far questo si trova sempre in questo passo che abbiamo appena letto in Romani, Romani 1,16, è scritto poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E qui, fratelli miei, succede qualcosa quando predichi di molto importante, ovvero perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Che succede? Che l'Evangelo è potenza, l'Evangelo è potente. L'Evangelo è potente nel senso che c'è un cambiamento dentro di te, che ti cambia, c'è un qualche cosa che succede. Questa è una potenza che nessuno può fare, nessuna droga, nessuna medicina, nessuna cosa al mondo ti può cambiare, ma l'Evangelo sì, esso è potenza. Ma di chi è potenza? È potenza del credente,
Allora che cosa succede? Che quando uno viene dentro e non è un credente, ovvero non crede, non ci sarà il cambiamento, non ci sarà la potenza e presto o tardi se ne andrà. E allora le persone, i predicatori e i pastori, quando vedono che le persone se ne vanno perché non credono, iniziano a cambiare il Vangelo, iniziano a portare un altro Vangelo e si inventano anche degli show perché non c'è più la potenza dei battesimi dello Spirito Santo, non c'è più la potenza dei cuori rigenerati e allora fanno degli show e si vedono delle cose ridicole anche in televisione. Io ho visto un predicatore che ha preso una giacca e si è messo a fare il beisbolista. Prendeva questa giacca, faceva come la mazza da baseball, la dava addosso ai credenti e tutti giù per terra. Se tu vai su YouTube e metti predicatore beisbolista, ancora c'è. È pazzesco, scusate il termine. E quando vedono che non c'è questa potenza, perché non c'è la potenza? Perché non ci sono i credenti. E allora manca la potenza, si mettono a fare gli show e cambiano anche il Vangelo. Ecco perché succedono queste cose, fratelli miei, e noi lo dobbiamo sapere. Allora il monito mio a tutti noi che siamo qui è il seguente: se chi sta davanti a te non vuole credere, non ti perdere tu l'anima per lui, lascia che sia lui a perdersi l'anima. Perché se lui non vuole credere e quindi non riceverà mai questa potenza dell'Evangelo, tu ti perdi l'anima per conquistare un corpo dentro la Chiesa e un'anima dentro l'inferno. No, non lo fare mai questo errore. Anche tu non vendere l'anima tua per un culto pieno. Non serve. È sciocco. Quello che serve predicare la salvezza quando tu stesso non hai la salvezza. E questo vale per tutti noi, fratelli miei. Noi abbiamo una grande perla, che è la perla della conoscenza dell'Evangelo. Noi abbiamo realizzato qual è la verità. Ancora tanti, milioni e miliardi di persone camminano a tastoni in questo mondo cercando la verità. Noi che ce l'abbiamo, teniamocela stretta e non abituiamoci a questa verità, non abituiamoci al fatto che siamo salvati, perché perdere questa perla significa perderla per l'eternità, fratelli miei. Molto presto noi andremo tutti via da questo mondo, perché un giorno dobbiamo andare via, tanto più che il Signore sta per tornare, e ci è rimasto poco e abbiamo questa perla, che è meravigliosa, non vogliamo abituarci, anzi vogliamo tenercela stretta. Andiamo avanti nella sana verità e nella sana dottrina, perché chi avrà seminato bene raccoglierà vita eterna, chi avrà seminato male raccoglierà pene eterne. Amen. A Dio sia la gloria, vogliamo andare in preghiera mentre mia madre viene a guidarci.